E a Livigno, questo raduno internazionale degli amanti dello snowboard per la spettacolare gara del salto del fiume, spettacolare, tutto da vedere, Massimo Mignanelli. Quando salti via lì, cioè, ci pensi, dici cavolo, ci pensi, minchia, c'è il fiume qua sotto, c'è un po' quella paura, diciamo, però alla fine c'è talmente adrenalina addosso dal salto che lo passi via tranquillo. Notte di adrenalina, acrobazie, spettacolo, il mondo dello snowboard si è trasferito a Livigno in Lombardia per due giorni di fuoco. Terza edizione della gara internazionale River Jump, il salto del fiume. Un evento speciale, in notturna, con tanti giovani spettatori. È stupendo, è meravigliosa la prima volta, ma è come vedere essere lì a saltare con loro. Gara, ma non solo, nel mondo dei rider tutto è tendenza. È solo uno stile di vita, è tutto. È quanto di più bello c'è. Benissimo, riprendo la linea in studio e no, questa non è un'edizione del TG1 perché non sei su Rai 1 ma sei sul mio canale di YouTube. Questa è la settima puntata dedicata alla storia dello snowpark di Mottolino. Le immagini che hai appena visto si riferiscono alla terza edizione del River Jump nel marzo del 2009 e in questa puntata partirò proprio dal raccontarti delle edizioni di questo evento, dal 2006 al 2012. Nella quinta puntata ti ho parlato dei Barton European Open e del World Rookie Fest, ossia competizioni ospitate all'interno dello snowpark di Mottolino, e se te la sei persa ti lascio il link qui sotto in descrizione. Oggi invece ti parlo di eventi organizzati e ospitati fuori dallo snowpark di Mottolino, come il River Jump. È chiaro che questi eventi anche loro hanno contribuito a rendere lo snowpark e Mottolino un punto di riferimento a livello internazionale. Ma prima di iniziare, iscrizione al canale. 3 secondini qui sotto, contenuti sempre più fighi, aiuta il canale a crescere, è gratuito. Come nasce un evento come il Budweiser River Jump? Partiamo da Torino 2006. La Budweiser era la birra ufficiale dei giochi olimpici. Al termine delle Olimpiadi, Budweiser decide di rimanere attiva nel mondo dello snowboard tramite varie collaborazioni ed eventi. Una di queste era con Pietro Colturi di Barton, che si appoggia a Mottolino per creare un evento che doveva essere un qualcosa di epico. E così, insieme a mio papà Marco, mio zio Davide, Roby Moresi, Lele Della Fonte, eccetera, si decide che l'evento epico doveva essere il River Jump, il salto dello Spull, il fiume che attraversa Livigno. Come funzionava la gara? Al mattino c'erano le qualifiche all'interno dello snowpark, da cui venivano selezionati i 15 rider che si sarebbero sfidati nella gara notturna. Il salto in sé non era una cosa troppo assurda, diciamocelo, ma l'atmosfera, il casino, la musica, le luci, i fuochi d'artificio rendevano l'evento una cosa pazzesca. Per intenderci, tra le varie categorie che venivano premiate, oltre al best trick sul salto, c'era anche la miglior prestazione sulla Budweiser Bottle. Insomma, l'hai capito, il River Jump era un qualcosa di assurdo e attenzione, non era scontato che ci sarebbe stata così tanta gente a seguirlo. Per certi versi il River Jump è stata una scommessa, vinta. Ma siccome io lo so già che tu di me non ti fidi, ti faccio vedere un estratto dell'intervista fatta a Roby Moresi, che era il responsabile tecnico dell'evento, a fine gara. Ti aspettavi tutto questo afflusso di pubblico? Così no, sinceramente così tanta gente no, pensavo sì che sarebbe arrivato qualcuno, ma ho notato che anche la statale era bloccata. L'anno prossimo avremo bisogno di una sicurezza d'ordine, un servizio migliore, penso anche su queste cose qua. Ora, sul River Jump potrei veramente fare una serie tutta a sé ed è veramente difficile scegliere tra le mille cose che potrei raccontarti. Per dirtene una, come hai visto, c'erano strutture sia da una parte che dall'altra parte del fiume. Questo cosa significa? Che a un certo punto bisognava portare la neve da una parte all'altra del fiume e per farlo si è dovuto riempire il fiume di neve per poterlo poi attraversare con il gatto. E durante la prima edizione questa cosa ha creato un paio di problemini. Perché a furia di andare avanti e indietro, la lastra che si era creata appena sopra il livello dell'acqua aveva ceduto e ci sono finiti dentro con il gatto, dentro al fiume. Nulla di tragico, chiaramente. Però questo è per far capire comunque che durante un evento di questa entità i problemi tecnici da affrontare erano molti e la prima edizione servì proprio anche a questo. Ora, nel 2010, il title sponsor diventa Barn, quindi il nome dell'evento diventa Barn River Jump e il prize money passa da 20.000 euro a 50.000 dollari. We'll be right back.
Barn rimane title sponsor fino all'ultima edizione, ma quella del 2010 è particolarmente importante. Il River Jump diventa l'unico evento in Europa classificato con 5 stelle al TTR. E che cos'è il TTR? Il Ticket to Ride è un circuito internazionale di gare di snowboard freestyle, e gli eventi che fanno parte di questo circuito sono classificati su una scala che va da 1 a 6 stelle. Ecco, ovviamente avere più stelle significa che l'evento ha un'organizzazione più grande, ha un prize money più alto ed è generalmente il livello della competizione molto più alto. Per intenderci, il nostro aveva 5 stelle su 6. Come ti ho detto, ci sono state 6 edizioni del River Jump, dal 2006 al 2012. E il 2012 non è un anno molto importante solo perché c'è l'ultima edizione del River Jump, ma anche quello della quarta edizione, la prima ospitata da Mottolino, del Nine Nights. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo! Buongiorno, we're here at Suzuki Nine Nights, and after 4 years we've decided to move to Mottolino, Livigno, Italy. I've once again invited my best friends and the top free skiers from all over the planet here to this remote place. And we're having a great week here. We've got a feature which is called Il Castello, up the mountain, with a lot of riding options, a lot of playful stuff up there. We've had a great session. We've had a lot of fun here in Italy. Ladies and gentlemen, enjoy the show. Dopo anni di River Jump è arrivata, non so da che parte, questa idea di ospitare questo evento mediatico, che ancora non sapevamo esattamente che cosa significasse, o meno dalla vecchia concezione degli eventi di fare la manifestazione per avere pubblico, per avere gente. Qui stavamo parlando di creare una cosa gigantesca, enorme, incredibile, da non far vedere al pubblico. Questo castello che era un po' il fulcro dell'evento, tant'è che l'evento all'interno di Mottolino non era il Nine Nights. Per noi il Nine Nights è sempre stato il castello. Lui è Thomas Confortola e ai tempi del Nine Nights era il responsabile Mottolino per l'organizzazione dell'evento. Circa un mesetto prima del Nine Nights, Thomas prendeva tutte le sue cose dall'ufficio, il suo bel computer, e si trasferiva nella casetta in cima all'impianto sponda. Ti ricordo che ti sto parlando di eventi che erano ospitati al di fuori dello snowpark di Mottolino. Bene, il River Jump era in fondo alla cabinovia Mottolino, praticamente in paese, e il Nine Nights invece era più in alto sul versante della seggiovia sponda. Bene, l'ufficio di Thomas fino alla fine dell'evento era nella casetta in cima alla seggiovia sponda, e da lì lui si occupava di tutti gli aspetti organizzativi dell'evento. Ad esempio, controllava che i lavori di costruzione del castello procedessero nei tempi prestabiliti. E arriva questo evento mediatico che aveva l'obiettivo principale di realizzare contenuti qualitativamente molto alti. C'era questa idea nata, non mi ricordo esattamente in che anno, da Nico Zazek, che è questo ex free skier tedesco. Aveva creato queste strutture in neve che andassero un po' oltre il classico salto, cominciando a mettere delle guglie di fianco, cominciando a mettere degli elementi caratterizzanti che rispecchiassero un po' il nome Nine Nights, quindi 9 cavalieri. Uno dei due punti fissi che abbiamo messo sul tavolo a partire dal secondo anno è: ok, continuiamo, andiamo avanti, vi chiediamo due cose. La prima, di valutare un evento pubblico differente, e dall'altra parte noi vogliamo raddoppiare la struttura. E per la prima volta questi si sono trovati di fronte a delle persone che chiedevano di raddoppiare la struttura. Quindi eravamo seduti attorno a questo tavolo, me lo ricordo perfettamente, eravamo con Marco, con Davide, con Mirko a mangiare al meeting, e questi dicono: ma più grande dello scorso anno? E Davide, che riusciva bene a rendere l'idea del grande, diceva: il doppio.
E questi dicono, ma beh, il doppio proprio, sì, il doppio più, deve essere più grande. E questa è rimasta un pochino anche la, una leggenda nostra, loro ci prendono in giro ancora adesso, perché la stessa cosa poi noi gliel'abbiamo chiesta anche il secondo anno, sul terzo anno. Erano entrati dicendo, allora andiamo più grossi, e noi abbiamo detto, vogliamo andare ancora più grossi. Tant'è che siamo arrivati ad un certo punto in cui concentrare il tutto in un'unica struttura era impensabile, perché già a partire dal secondo anno era come se avessimo evoluto il concetto dal castello a una cittadina medievale. Facendo una foto dall'alto, era la sagoma di una spada, ma sto parlando di una spada da 200-300 metri. Uno dei punti focali di questo evento era la realizzazione di un loro video highlights, in cui per il 90% c'erano immagini fatte al castello. Partiva sempre con qualche cosa che contestualizzava un po' l'edizione dell'evento. Durante il primo anno erano venuti qua, avevano giocato con la storia della pizza, quindi c'erano gli atleti che arrivavano in Italia, facevano la pizza. Già dal secondo anno anche lì si erano spinti abbastanza oltre, venendo qui e dicendo, vogliamo giocare un pochino sempre con la storia Nine Knights, Cavalieri, ma ci manca Re Artù. E loro erano molto meticolosi nella programmazione di questo. Queste cose. Loro erano venuti e dicono, ci serve Re Artù, e dicono, Davide, l'unico che lo può fare sei tu. Stiamo parlando di una persona che credo che davanti a una telecamera ci sia stato pochissime volte, quindi io ero tranquillo perché la risposta sarebbe stata no, quindi avrebbero dovuto cambiare idea. La risposta non è stata pensiamoci, la risposta è stata facciamolo. Fase di realizzazione prevedeva che lui non soltanto doveva fare questo Re Artù, ma doveva fare un Re Artù quanto più reale possibile. Quindi non gli veniva chiesto soltanto di partecipare a 5 secondi di immagini, gli veniva chiesto di vestirsi con un vestito da carnevale di Re Artù, e oltretutto questi cercavano una situazione sacra, e quindi ci dicono, abbiamo bisogno di una chiesa. Quindi andiamo giù alla chiesetta di Viera, allestito un set e giriamo queste immagini. Ora, lo spezzone della chiesa credo che duri poco più di 5-6 secondi, ecco, quello l'abbiamo realizzato in due sere, fatto al lago in cui avevamo acceso il fuoco per forgiare la spada. E anche lì divertente il fatto che non gli basta vedere il fuoco e simulare la forgiatura. Per forgiare la spada deve essere calda, per essere calda devi aspettare del tempo. Quindi c'era Davide che ogni mezz'ora provava a picchiare questo martello, e finché poi alla fine funzionava. Poi gli altri anni non mi ricordo cosa era successo, però l'intro per eccellenza era sicuramente stato quello di quell'anno. Insomma, l'hai capito, tutto quello che girava intorno ai Nine Knights era pazzesco. E tra l'altro, io da piccolo bambino che ero, che ambivo a diventare un grande skier, mi ci sono trovato catapultato in mezzo, quindi da guardare questi atleti come i miei idoli lontanissimi, a trovarmi a girare con loro, a cena con loro, a parlare di sci. Ecco, queste cose che ci sono qua dietro sono dei miei ricordi, gli anelli, la spada, che non è proprio mia la spada, ce l'hanno prestata, il cartone della pizza con il primo invito, ci sarà tempo per parlarne. Comunque, in un evento così epico, erano epiche anche le cadute, e fidati, ce ne sono state tante, tantissime. Apro una piccola parentesi, nel 2013 c'è stata sì la seconda edizione del Nine Knights invernale, ma a settembre c'è stata anche per la prima volta al Mottolino un'edizione del Nine Knights estivo all'interno del bike park. Torniamo però al Nine Knights invernale, perché nel 2014 partecipano per la prima volta anche gli snowboarder, ma in quell'anno succede che a Surfhaus in Austria di neve
non se ne vede. Quindi 2 settimane prima dell'inizio del Nine Nights viene chiesto a Mottolino di ospitare l'evento che doveva tenersi proprio a Surf House, il Nine Queens. Come per il River Jump, anche qui potrei continuare per ore e ore. Ma ti dico solo 2 ultime cose. La prima, c'è un aspetto fondamentale che devi considerare, ovvero l'importanza che il Nine Nights ha avuto per i social, per Facebook. In quei giorni arrivavano fotografi e videomaker come se non ci fosse un domani. Insomma, era una macchina mediatica assurda. E grazie a questo Mottolino poteva condividere praticamente live i contenuti che venivano creati durante l'evento. Questa cosa può sembrare scontata adesso, ma fino a 10-15 anni fa avere contenuti di altissima qualità da condividere sui social non era per niente semplice. Ecco, il Nine Nights era quell'evento in cui si condividevano in pochi minuti contenuti assurdi, che contribuivano a creare un hype pazzesco attorno a Mottolino. La seconda è questa: se il Nine Nights era così assurdo, perché non ci sono state altre edizioni dopo il 2016? Semplice. Per evitare che con il tempo l'evento diventasse ripetitivo. Insomma, si voleva evitare che diventasse una cosa scontata. In 5 anni erano state costruite strutture sempre nuove, sempre più grandi, sempre più innovative e sempre più assurde. Finché poi, giustamente, dopo 5 anni, si è deciso di mettere un punto. Bene, io direi che ho finito, un po' di cose te le ho raccontate e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao! Vado? Prova. Ciao mamma. Del River Jump. Sì. War Rookie Tour. No. No. Nella quinta porta... European Open. Barton? All'Inter... Però devo rifarla. Alt, attenzione però. Mi sorge un dubbio. Ma io tengo tu col telefono tutto il tempo, si no, vedeva? Non si vede, okay. La birra, no, chi era? Budweiser era snowboard trami. La rifacciamo. Ah, sì, giusto, scusami. Che sarebbe dovuto stare. Devo rifarlo. Perché non era. Roby era l'evento. Il... Vamos! Perché a forza di... Allora, aspetta, fermi, dai, che... E la prima edizione servì proprio... Ecco, io qua adesso... In cui il River Jump è l'unico evento... Ma anche perché ci sarà... No... Thomas prendeva le sue... E il Nine Nights invece era sulla... E il Nine Nights... E il Nine Nights invece era più in alto sulla seggiovia, non sulla seggiovia, da dove lui si occupa a parlare di... Nel 2013 c'è stato... Mottolino ha ospitato anche per la prima volta di nevicare a Surf House in Ass... Ma in... L'evento che avrebbero dovuto... Bene... Da condividere sui... Top! Si condividevano in pochissimi... Io direi che... Aspetta.